Arm grip, un altro esercizio apparentemente facile e sottovalutato con la clava. Un esercizio di tenuta che serve per migliorare la forza della presa. Si parte in posizione di rack con la clava davanti a noi e in questo esercizio più degli altri bisogna prestare attenzione ad avere un punto isometrico saldo, spalle retroposte depresse, gran dorsale attivo, glutei e addominali attivi col bacino in retroversione, quadricipiti attivi. Da questa posizione, stringendo forte la clava, andremo ad inclinarla dalla parte della mano che afferra la clava sopra. Quindi inspiro, inclino la clava senza alzare la spalla opposta, quindi dorsali che tengono bene le spalle stabilizzate e controllando, quindi senza lasciarla cadere libera, controllo la discesa della clava fino a quando le spalle restano comunque in postura e la porto in posizione di partenza. Inspiro, tengo e controllo la clava e la porto in posizione di partenza. Mentre eseguo l'esercizio, l'angolo del braccio deve sempre rimanere a 90 gradi finché controllo l'esercizio. Ideale sarebbe portare appunto la clava orizzontale. Per il cambio lato basta cambiare impugnatura e inclinare la clava dall'altro lato. Come detto, può sembrare un esercizio facile e banale, ma in verità è molto utile e ci insegna a stabilizzare le spalle anche quando siamo in posizioni difficili o scomode. Vediamo alcune ripetizioni di questo esercizio.